the way you are. Oh, come on, baby. Another thing I do, 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 do. 3, 4. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo e come la prima volta. E allora ho sbagliato l'attacco. Lo so, ho fatto troppi numeri. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Grazie di Michele e Platinet tornano insieme ancora una volta, li avete visti sul palco di Sanremo lo scorso anno, adesso tornano a teatro con uno spettacolo che si chiama Io non so chi sono, prende spunto da un pezzo di una canzone e in realtà è un gioco meraviglioso attorno all'identità. Grazie Michele e Platinet provano a farne uno show molto improvvisato che non è né musical né cabaret né teatro, ma è tutto questo messo insieme. Chiaramente ci sono molte canzoni, ma ci sono i monologhi teatrali, ci sono parti scritte e parti veramente che diventano un happening, perché i due protagonisti per primi non sanno cosa può accadere in scena ogni sera. Insomma, è uno spettacolo che secondo me merita di essere visto, perché tratta con leggerezza un argomento interessante, un argomento importante, cosa di cui si dibatte quotidianamente sia nella nostra vita privata sia nella vita pubblica. Io non so chi sono è in scena a Roma in questi giorni, poi andrà a Firenze, poi girerà per tutta l'Italia. Insomma, uno spettacolo che secondo me merita la vostra attenzione e che volentieri, con Grazia De Michele e con Platinet, vi presentiamo. Chi sei? Io sì, certo che so chi sono, perché per non affibbiare, o meglio per non farsi etichettare da una carta d'identità che sarebbe comunque incompleta, almeno una sa che non è qualcuno definito. Quindi l'unica definizione possibile è non sapere chi essere, perché si può essere così mutevoli e in questo caso non annoiare se stessi per e gli altri quelli che hanno a che fare con noi. Per cui noi non è che siamo, noi siamo al plurale, non come Mago Ten, ma siamo nel senso che siamo più d'uno. E quindi quando ci occorre sappiamo essere versatili. Per una volta non parlo di sesso. Ogni tanto qualcuno mi chiede chi sono, mi chiede come mi chiamo. Io non lo so, Carolina, Sherazade, Sherry, Colomba, Naima, Suzanne. Se proprio devo rispondere dico sono Anna di Amsterdam. Noi abbiamo un'impronta, quella del nostro dito, che è la nostra impronta che determina chi siamo fisicamente. Abbiamo una traccia interiore, che speriamo di lasciare come un bel segno sulla terra, che è quello che siamo. Tutto il resto, le etichette, gli appiccicamenti, la partecipare, il fare parte, il comprendere, eccetera. Sotto sotto non ci interessa, se forse non la pensassimo così non avremmo fatto questo spettacolo, ma non avremmo fatto neanche la finestra insieme. Quindi, pensaci, quindi la risultante è che fondamentalmente né siamo donna né uomo né quella questione lì? No, siamo, io sono un essere disumano. Diciamo che siamo mal assortiti nel consorzio umano. Consorzio? Com'è?